La gente non ha la minima idea di quello che sta arrivando. La minima. Sarà il più grande sconvolgimento della storia dell'umanità. E sarà causato da noi. E ci sono ancora quegli imbecilli che dicono: ah, ma non è vero, non siamo noi, non è... Questo problema qui potrebbe avere una soluzione nella geoingegnerizzazione del clima. Si stanno facendo dei piccolissimi esperimenti in modo molto timido di, si chiama geoingegnerizzazione del clima. Questi sono sistemi complessi, largamente imprevedibili, con un problema aggiuntivo, ovvero che non hai margine di errore, non puoi sbagliare. Se tu fai un esperimento in casa, no? E qualcosa non funziona, puoi sigillare tutto, non esce, poi mantenuto, controllato e sistemato. Oppure vuoi fare una piccola zona, metti un recinto, blocchi tutto, togli, insomma, fa delle buche, cioè ci sono modi proprio per isolare gli esperimenti in modo che quello che succede dentro l'esperimento non vada fuori a contaminare o a far casini. Quindi abbiamo iniziato in maniera molto timida, perché c'è grande timore rispetto a questa tecnologia, a fare degli esperimenti di geoingegnerizzazione, ovvero di modifica del clima globale. Zone dove c'era acqua per migliaia di anni adesso sono desertiche, non c'è più acqua. Zone dove non pioveva mai adesso piogge scroscianti per 2 settimane e poi periodi di siccità di mesi. Cioè, disastri totali. Barriera corallina che viene distrutta, la calcificazione, l'acidificazione degli oceani, che ha conseguenze disastrose in tutto il mondo, e ci saranno centinaia di milioni di persone che verranno affette in modo drammatico. Già adesso ci sono milioni di persone che si stanno spostando dal proprio paese o dalla propria casa, migranti praticamente climatici. In Italia si perderà tantissima acqua e la zona del sud diventeranno molto più desertiche di come sono adesso e potrebbero scomparire intere zone abitate. La gente non ha la minima idea di quello che sta arrivando. La minima. Sarà il più grande sconvolgimento della storia dell'umanità e sarà causato da noi. E ci sono ancora quegli imbecilli che dicono: ah, ma non è vero, non siamo noi, non è... Questo problema qui potrebbe avere una soluzione nella geoingegnerizzazione del clima. Il problema è che, uno, la gente non si fida, c'è un grandissimo backlash, una grandissima resistenza del pubblico che ha paura di questi esperimenti. C'è un sacco di cospirazioni, di teorie di cospirazione rispetto a chi sta facendo questi esperimenti, perché pensano che i governi vogliono fare modifica del clima per manipolazione mentale, per fare insomma degli scopi molto, no, neri e oscuri, che in realtà sembra che siano tutte cazzate. Quello che succede in realtà è che ci sono pochissimi ricercatori che possono fare esperimenti o ricerche su queste cose, ma anche piccolissimi, ininfluenti, perché la gente ha paura e pensa che distruggeranno il mondo. Quindi c'è una grandissima ignoranza su questo tema. Questo è il primo problema. Il secondo, che trovo molto più giustificato, diciamo, è che la gente dice: se noi ci buttiamo a fare geoingegnerizzazione, che è una soluzione che costa poco e si può fare in poco tempo, allora ti deresponsabilizzi nel risolvere il problema di base, ovvero il fatto che stiamo buttando tutto questo CO2 e tutti questi pollutants nell'atmosfera in primo luogo. Quindi tu dici: ah, beh, ma tanto possiamo fare geoingegnerizzazione, possiamo continuare a bruciare carboni fossili e tanto non ce ne frega niente. Quella è un'argomentazione molto valida. Però, secondo me, è anche stupido non affrontare il problema o la soluzione possibile della geoingegnerizzazione, perché sappiamo che se anche dovessimo ridurre a zero, che è impossibile, domani mattina tutte le emissioni di tutti i paesi di tutto il mondo, comunque non possiamo fermare il cambiamento climatico e avrà conseguenze disastrose per centinaia di milioni di persone, perché è arrivato a certi livelli che praticamente esplode da solo. Si chiama radiating forcing. Come tu una volta che hai raggiunto una certa pressione nella pentola, il coperchio se ne va, anche se chiudi il fuoco, questa qui boom esplode. La stessa cosa avviene con il clima. Quindi da una parte non possiamo ignorare il problema e far finta che risolviamo tutto con le rinnovabili, perché non sarà così. Dall'altra non possiamo dire: ah, continuiamo a inquinare perché tanto facciamo geoingegnerizzazione. Secondo me la soluzione migliore è quella di ridurre il più velocemente possibile le emissioni, spostarci il più velocemente possibile verso le rinnovabili
e fare la transizione al 100% quanto prima, e in contemporanea dobbiamo fare esperimenti e studiare in maniera molto seria, molto attenta e molto cauta di geoingegnerizzazione, perché sarà l'unica cosa che ci permetterà di mantenere la temperatura com'è e evitare la acidificazione degli oceani, che stanno distruggendo praticamente la vita in tutto quanto il mondo.